Una vetreria che esiste dal 1957 e questo capannone è stato costruito nel 1976, purtroppo ha subito già un'alluvione 40 anni fa nel 1982, di dimensioni pressoché diciamo della metà di questa qui, e è successo tutto all'improvviso nell'arco di una mezz'ora. Sono riuscito a uscire con la macchina in tempo perché l'acqua stava arrivando rompendo l'argine nel lato est, e questo è quanto. Purtroppo 4.000 metri quadri sono completamente allagati, il vetro è tutto da buttare via, i macchinari nello stesso modo perché hanno tutti i componenti elettronici, e per cui siamo messi molto male. L'acqua è arrivata a questa altezza qui, considerando che io sono alto 1,70 m, fate le vostre dovute considerazioni. Quindi siamo intorno al 1,50 m, non abbiamo più neanche 1 m per misurare l'altezza, perché è andato tutto per tutto. Qui questi banchi da taglio sono dell'altezza di 90 cm, sono banchi sezionatori per le lastre di colata della fabbrica, e come vedete abbiamo qui 2 dita di fango. Questo è tutto da buttare. Per le apparecchiature elettroniche sono andate tutte perdute e distrutte. Quindi. Come vedete, qui non c'è più niente di sano.